MP Play. Videopillole sulla legge Salvini, a cura di Melting Pot Europa, in collaborazione con Lasciateci Entrare. Iscrizione anagrafica. La residenza è una porta di accesso per esercitare altri diritti. Accesso a prestazioni sociali, decorrenza del termine per richiedere la cittadinanza e il permesso di lungo soggiornante, patente di guida, eccetera. Perciò è molto importante recarti presso l'anagrafe e fare la richiesta. La legge Salvini ha introdotto dal 5 ottobre 2018 il divieto all'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo. Ma questo divieto contraddice la legge sulla residenza, che afferma che per avere la residenza basta aver dimorato per più di 3 mesi nello stesso comune. Quindi, se il comune ti nega l'iscrizione, puoi fare ricorso al tribunale. Numerose sentenze di tribunali hanno obbligato i sindaci a iscrivere i richiedenti asilo. E alcuni comuni italiani seguono queste indicazioni. Se invece hai già la residenza e ti trasferisci in un altro centro o in un'altra dimora stabile, puoi procedere al trasferimento della residenza. Il nuovo comune non può negartela. Se ti trovi senza un alloggio o in uno stabile occupato, hai diritto ad essere iscritto all'anagrafe delle persone senza fissa dimora e avere una residenza fittizia, che permette di rinnovare il permesso di soggiorno e accedere agli altri servizi comunali. Se sei vittima di discriminazione e non riesci ad ottenere la residenza, contattaci o scrivici su WhatsApp. Telefono SOS